In un video precedente, rispetto alla storicità dei Vangeli, ho parlato dell'attendibilità delle testimonianze oculari. Per chi fosse interessato, metto il link in descrizione. In altri video riprenderò quegli stessi argomenti con altri contenuti sempre molto interessanti, gli studi di psicologi, sociologi, antropologi e qualche esempio di ricordo alterato presente nei Vangeli. In questo video invece vorrei riportare alcuni passaggi, sempre interessantissimi, almeno per me, tratti sempre da un altro libro di Bart Ehrman, lo ripeto, esegeta e docente di Nuovo Testamento nell'Università del North Carolina. Questo libro in italiano si intitola E Gesù diventò Dio. In inglese il titolo è How Jesus Became God, quindi il titolo in italiano traduce perfettamente quello in inglese. Specifico, lo faccio quasi sempre e quando non lo faccio perché me ne dimentico, che non sono un esegeta. Sono appassionato di questi argomenti e seleziono studi da studiosi autorevoli che mi sembrano di particolare interesse. Non faccio altro che organizzare i contenuti di questi studi e trasformarli in video che a quanto pare interessano molte persone. E quindi torniamo al libro E Gesù diventò Dio, di cui naturalmente consiglio la lettura, il link lo metto in descrizione. Si tratta di un lavoro attraverso cui Ehrman spiega, dal suo punto di vista, come, perché e quando Gesù, predicatore ebreo della Galilea, sia stato progressivamente divinizzato da coloro che da un certo punto in poi hanno iniziato a credere alla sua resurrezione. Anche su altri contenuti di questo libro farò altri video. Ma per ora mi concentro sul primo capitolo, soprattutto sul primo capitolo, ma non solo, in cui Ehrman parla di un aspetto interessante. Scrive Ehrman che all'inizio del suo corso universitario di introduzione al Nuovo Testamento spiega agli studenti che è molto difficile stabilire da dove iniziare la trattazione. Dagli scritti di Paolo, che sono i più antichi ma che hanno poche informazioni sulla vita di Gesù, oppure dai Vangeli, ricchi di informazioni biografiche, apparentemente attendibili, anche se scritti qualche anno dopo rispetto a Paolo? Nel dubbio, decide di iniziare il suo corso dalla storia di un uomo insolito, vissuto nel primo secolo, in una regione remota dell'Impero Romano, che visse una vita particolare che i suoi seguaci descrissero come miracolosa. A questo punto racconta la storia di questo personaggio che io adesso riporto testualmente dal libro di Ehrman. Prima che fosse nato, un emissario celeste aveva annunciato alla madre che avrebbe dato alla luce non una creatura mortale, ma un essere divino. La sua nascita fu accompagnata da segni celesti inconsueti. Da adulto abbandonò la casa per diventare un predicatore itinerante. Spostandosi tra i villaggi e le città, a tutti coloro che lo ascoltavano spiegava che non dovevano curarsi della vita terrena e dei beni materiali, ma della spiritualità e di ciò che era eterno. Raccolse attorno a sé numerosi seguaci, convinti che non fosse un uomo comune, ma il figlio di Dio, e lui compiva miracoli per alimentare la loro fede. Guariva i malati, cacciava i demoni, resuscitava i morti. Alla fine della vita si scontrò con le autorità romane, che lo misero sotto processo, ma non poterono uccidere la sua anima. Ascese dunque in cielo, dove risiede tuttora. Per dimostrare di essere sopravvissuto dopo aver lasciato la vita mortale, apparve nuovamente ad almeno uno dei suoi devoti scettici, togliendogli ogni dubbio. In seguito alcuni suoi discepoli gli dedicarono dei libri che possiamo leggere ancora oggi, ma è probabile che pochissimi di voi li abbiano mai visti. Ehrman continua dicendo: "Non solo, scommetto che nessuno di voi o quasi ha idea di chi fosse questo miracoloso figlio di Dio. Si tratta di Apollonio, un uomo proveniente dalla città di Tiana. Tiana si trova nell'attuale Turchia. Era un pagano, vale a dire un politeista che venerava le numerose divinità romane e un illustre filosofo pitagorico. I suoi discepoli lo ritenevano immortale e uno di loro, Filostrato, vissuto dopo di lui, scrisse la sua biografia. Bene, Bart Ehrman lascia certamente i suoi studenti con questo colpo di scena finale a bocca aperta, ma cerchiamo di scoprire qualcosa in più su Apollonio. La biografia, in 8 volumi sul suo conto, fu scritta attorno al 220-230.
Filostrato, il biografo, ci spiega che le vicende di cui racconta erano fondate su resoconti di un testimone oculare e compagno di Apollonio. All'interno della grande disputa che ci fu tra cristianesimo e paganesimo si inserisce proprio questa vicenda di questi due personaggi, Apollonio e Gesù di Nazareth. I seguaci di Gesù accusavano Apollonio di essere un ciarlatano ed impostore e i seguaci di Apollonio dicevano che il ciarlatano e l'impostore fosse Gesù. Questo vistoso parallelismo è studiato ancora oggi, ma non era sfuggito affatto agli antichi. E difatti, un autore pagano di nome Ierocle scrisse un libricino intitolato Filatete, che vuol dire amico della verità, in cui fa un raffronto tra i due presunti figli di Dio. Infatti, tra alcune popolazioni che avevano conosciuto Apollonio, si era sparsa la voce che egli fosse figlio di Zeus. La quantità di parallelismi e di somiglianze aumenta. Di Filatete non ci è pervenuto nulla, ma abbiamo le citazioni che fa Eusebio di Cesarea nel tentativo di confutarlo. E Eusebio riferisce che Ierocle diceva questo su Gesù: vanno dicendo ovunque per glorificare Gesù che egli ha reso la vista ai ciechi e compiuto altri miracoli simili. Consideriamo ora in che modo migliore e più intelligente noi accogliamo racconti di questo genere e che cosa pensiamo degli uomini forniti di poteri straordinari. Sotto il regno di Nerone fiorì Apollonio di Tiana, che compì molti miracoli, dei quali ricorderò solamente qualcuno, tralasciandone la maggior parte. Ierocle poi continua e sbeffeggia i Vangeli e considera, virgolettato, Pietro e Paolo e altri a loro vicini, bugiardi, ignoranti e ciarlatani. Dice questo in contrapposizione a chi raccontò invece le vicende di Apollonio, persone cioè istruite, testimoni oculari e non vili contadini. Per cui diceva, non si può non considerare Apollonio un uomo tra gli dei. Eusebio, che invece parteggiava per Gesù, fu durissimo contro Ieracle e sosteneva che solo Gesù fosse figlio di Dio e divino, invece Apollonio era cattivo e posseduto da un demonio. Dal punto di vista storico, sappiamo, chi la spuntò fu Eusebio, come del resto furono i cristiani rispetto ai seguaci di Apollonio, ma quello che è interessante è la grande quantità di parallelismi tra Gesù e Apollonio di Tiana. Se vediamo nel dettaglio la loro biografia, ci accorgiamo di somiglianze veramente straordinarie. In Luca, nel Vangelo di Luca, capitolo 1, versetti 23, 3, 26, scusate, 26-38, abbiamo l'Annunciazione cristiana che conosciamo tutti. In Apollonio le cose furono simili. Alla madre di Apollonio apparve mentre era incinta il dio egizio Proteo. La donna gli chiese chi sarebbe stato suo figlio e la divinità rispose io, cioè lui stesso. La donna partorì prematuramente in un campo. Al momento del parto, un fulmine squarciò il cielo e, prima di colpire il suolo, si risollevò nel cielo. È chiaro qui il parallelismo con la stella cometa, per esempio. La popolazione del luogo ne dedusse che Apollonio fosse figlio di Zeus. Sempre scendendo nel dettaglio, le somiglianze non finiscono qui. Apollonio, alla fine della sua vita, fu arrestato e portato al cospetto di Domiziano, come per Gesù. Le autorità ritennero che il suo insegnamento fosse un pericolo per lo Stato. Secondo Filostrato ci sono varie versioni della morte di Apollonio. Una di queste dice che, arrivato sull'isola di Creta, fu arrestato per via dei prodigi che compiva, perché i suoi detrattori li attribuivano alla stregoneria. Al termine della sua vita ascese al cielo e del suo corpo sulla terra non è rimasta traccia. Apparve anche ad un discepolo incredulo, convincendolo che fosse ancora vivo e presente tra loro. Ecco, i paragoni con la vicenda di Gesù sono enormi. Aggiungiamo anche che Apollonio predicava la cura dell'anima contro il materialismo. Riteneva difatti che la carne fosse corruttibile e destinata a morire e che invece l'anima fosse eterna. Era un filosofo pitagorico e la profondità delle sue riflessioni portarono molti a credere che non potesse essere un mortale, ma un dio sceso in terra. E difatti sappiamo che poco tempo dopo la sua morte gli dedicarono un santuario proprio a Tiana, la sua città natale. A dedicarglielo fu addirittura Caracalla. Sappiamo anche che l'imperatore Alessandro Severo ne aveva una effigie e che l'imperatore Aureliano lo venerava come un dio.
E quindi tiriamo un pochino le somme rispetto a questo paragone tra Apollonio e Gesù. Entrambi si contendevano il ruolo di figli di Dio e i rispettivi seguaci si sbeffeggiavano a vicenda. Entrambi nascono con parto segnalato da eventi magnifici e per intervento della divinità. Muoiono condannati e ascendono al cielo tutti e due. Tutti e due appaiono agli increduli e tutti e due predicano un messaggio antimaterialista. Quello che ci interessa dal punto di vista storico è capire che la vicenda di Gesù non era affatto unica e originale. Erano in tanti a contendersi il ruolo di divinità o di figlio di Dio. La storia non ci dirà mai se erano tutte ciarlatanerie o se una tra le tante fosse vera. Ci dice però che c'erano gruppi di persone o comunità nell'antichità che credevano davvero che ci fossero esseri divini. Apollonio e Gesù sono solo due esempi. L'antichità presenta, spiega correttamente Herman, tre tipi di esseri divini: storie di dei che diventano temporaneamente umani, esseri divini nati da un dio e un mortale, oppure uomini, ed è il caso di cui ci stiamo occupando, che diventano divinità. E perciò viene una domanda piuttosto importante: come mai tra queste divinità la spunta in modo preponderante proprio Gesù? Herman ritiene che molti credenti cristiani oggi ritengono che la prova della verità del cristianesimo e che fosse stato davvero fondato da Dio sia stata la velocità con cui si diffuse. Ovviamente da storico non crede ad una simile spiegazione, e personalmente anche io nel mio piccolo ritengo questa cosa una sciocchezza disarmante. Ma Herman spiega anche perché e scrive questo. Il problema è che una risposta del genere ignora le altre religioni del mondo. Vogliamo forse dire che tutte le religioni più importanti e diffuse vennero fondate da Dio? Mosè era Dio? E Maometto? Buddha? Confucio? Inoltre, la rapida espansione del cristianesimo nell'antico mondo romano non implica necessariamente che Dio fosse dalla sua parte. Di nuovo, chi lo sostiene dovrebbe allargare lo sguardo alle altre religioni. Solo un esempio. Il sociologo Rodney Stark ha dimostrato che nei suoi primi 3 secoli di vita il cristianesimo crebbe ad un ritmo del 40% ogni 10 anni. Nato come movimento relativamente ridotto nel primo secolo, all'inizio del IV contava 3 milioni di fedeli. Il fattore sorprendente evidenziato da Stark è che si tratta dello stesso tasso di crescita della Chiesa mormone fondata nell'Ottocento. Chi sostiene che la diffusione del cristianesimo non avrebbe potuto essere così rapida senza l'intervento di Dio è pronto a dire altrettanto del mormonismo, una confessione che viceversa i cristiani tendono a rifiutare? Ecco, la risposta di Herman mi sembra puntuale, competente ed esaustiva. Ma a questo punto arriva un'altra domanda. Che cosa rese allora così popolare Gesù? Herman risponde che non fu certo per il suo messaggio, ma tra vari altri motivi intersecati tra loro, per il fatto che i suoi seguaci avessero fede nella resurrezione. In un passaggio però rimarca in modo netto un concetto. Dice: "Non ho detto che la resurrezione trasformò Gesù in Dio, ma che la fede", e scrive fede in corsivo, "nella resurrezione portò alcuni seguaci ad affermare che fosse Dio." Sono cose diverse. Ecco, il resto del libro già citato, "E Gesù diventò Dio", di cui consiglio la lettura e di cui metto il link in descrizione, è un'analisi di questo processo di divinizzazione. Di questo parlerò in altri video, ma ripeto, per chi fosse interessato e avesse fretta di approfondire la questione, può comprare il libro segnalato in descrizione. Alla prossima!